la borsa, dai, tranquillo. Bene, ragazzi. Vediamo. Questa mattina Gianluca Carboni con la sua Porsche GT3 F997, quindi la più anziana tra le vetture presenti qui al Motor Show, e Thomas Biaggi al volante della Lamborghini Huracan Super Trofeo GT3, che è stata pilotata nel campionato italiano Gran Turismo da Roberto, da Riccardo Albertini, ovvero l'ex campione italiano di Formula 3 e l'ex campione della Porsche Carrera Cup Italia nel 2015. È già iniziata la sfida che avverrà due manche, tre giri, andrà in finale. Naturalmente chi vince più sfide in caso di parità opta il più veloce. 26,86 per Carboni, 27,65 per Biaggi. Carboni quindi in vantaggio di 79 centesimi nei confronti della Lamborghini, la Porsche è risultato e soprattutto ha una maggiore trazione, quindi decisamente favorita. Poi la guida pulita della Carboni, addirittura come le proprie tasche, aiuta tantissimo. Secondo giro 24,32 per Carboni e 24,20 per Thomas Biaggi, che ha recuperato qualcosa nei confronti dell'ingegnere laziale. L'ultimo giro, l'ultima parte di pista per Carboni, che sta andando al traguardo, ma anche Biaggi, 23,99 per il pilota di Bologna, che va a vincere con un prodigioso recupero.